Bentornati a Dili.com, vi anticipo i primi tre temi che apriranno questa nuova puntata. Parleremo di tecnostress e poi assieme ai ragazzi della qualifica IFP dell'Istituto Professionale Edile di Bologna scopriremo se è davvero un bene essere in tanti in squadra a lavorare in cantiere. E poi ancora vi porteremo ancora una volta in giro per il mondo, precisamente questa volta esploreremo un grattacielo in Cina, il primo grattacielo ecosostenibile e con il progetto di essere anche il primo ad autoalimentarsi ad aver visto la luce nel 2011. Recentemente si parla sempre più di tecnostress, cioè l'incapacità di gestire la tecnologia, dal classico telefonino che ne uso una parte minima delle sue funzioni, a macchinari invece nel metalmeccanico o altro che prevedono l'utilizzo di display, di una lingua che non parlo, di anche tastiere che non conosco. Tutto questo comporta anche il saper usare la tecnologia. E nei corsi che tengo su questa materia faccio vedere che sono cinque caratteristiche fondamentali che il tecnostress dà come punti di studio. Uno riguarda la troppa informazione che cerchiamo e riceviamo. Il secondo è mi sento incapace di gestirlo. Un altro fattore riguarda che questa mia incapacità mi fa uscire da quell'ambito lavorativo perché non ho quella caratteristica nel mio curriculum per essere scelto. Un altro fattore riguarda proprio il sociale, come io mi sento più adeguato vengo anche messo in disparte dal sociale. Un altro fattore importante è quello che non riesco a stare al passo con i tempi. Tutto questo crea in quella persona appunto uno stress negativo perché si sente inadeguato. Quando si è calcolato con l'arrivo delle normative, la 626 famosissima, prima normativa che chiede di calcolare la postazione videoterminale, e si guardava più che altro l'ambiente, l'illuminazione, le posture, non si pensava a una forma vera e propria di altri problemi, c'era già lo stress da calcolare per le troppe ore davanti a uno schermo. Con l'arrivo della tecnologia ovunque, con questo mezzo, non c'è soltanto la postura che è fondamentale, ma anche tutto quel problema della concentrazione, dell'aspetto sociale, che non c'è più la comunicazione. Uno dei grandi problemi del tecnostress è che porta all'isolamento delle persone e manca la socialità, manca la condivisione di linguaggio. Non sempre essere tanti in cantiere vuol dire lavorare meglio, vuol dire lavorare in sicurezza e vuol dire produrre di più. Anzi, tante volte si rischia di essere troppo vicini, come abbiamo visto, significa di rischiare di rovinare il lavoro degli altri. A scuola, tra le altre cose, insegniamo ad organizzare il proprio spazio di lavoro in modo che non ci siano interferenze con altre lavorazioni, che non siano pericolose queste interferenze e che si riesca a fare un lavoro tecnico corretto. Siete pronti a scoprire con noi un grattacielo sofisticato e amico dell'ambiente? Il nostro viaggio in giro per il mondo ci porta oggi sulla Pearl River Tower, una torre che si affaccia sull'omonimo fiume in Cina e che è il primo edificio ecosostenibile ad aver visto la luce. Finito di costruire nel 2011, produce per lo più la stessa energia che consuma. Designer e progettisti si sono impegnati molto per la realizzazione di questa torre di 71 piani, alta oltre 300 metri, che coniugasse un'architettura dalle linee avveniristiche e abbastanza insolite, particolarmente ispirate dal e al luogo in cui sorge, e una totale biocompatibilità. L'ambizione di autoalimentarsi al 100% è stata tuttavia un obiettivo non del tutto raggiunto a causa di problemi burocratici statali, ma nonostante questo vediamo adesso che cosa contraddistingue il notevole carattere green del grattacielo, oltre all'indiscussa bellezza esteriore. Turbine eoliche che canalizzano e governano il vento al loro interno, evitando oscillazioni della struttura, pannelli solari disseminati un po' ovunque, su cupola e superfici, la più ampia parete mai vista a doppia vetratura che ottimizza la luce solare e ne riduce il calore, e ancora un sistema di 29 ascensori che produce energia per autoalimentarsi. Ecco gli elementi clou dell'edificio pilota che ha spianato la strada a un nuovo modo di costruire a impatto zero, in armonia con l'ambiente. Vi
Vi ricordo che tutti i nostri contenuti, quelli più brevi ma anche quelli un pochino più articolati, sono pubblicati sulle pagine social dell'Istituto Professionale Edile di Bologna, sempre aggiornate, e anche su YouTube, dove potete anche ritrovare tutte le nostre trasmissioni complete. Proseguiamo con la puntata e dall'Istituto Professionale Edile di Bologna due cose. Da un lato scopriamo che cosa cambiare proprio nella mentalità di concepire il cantiere al fine di garantire una maggiore sicurezza e cercare sempre di evitare gli infortuni sul lavoro. Dall'altro lato sentiamo l'appello della Presidente dell'Istituto Professionale Edile di Bologna ai più giovani proprio per intraprendere questa bella strada dell'edilizia. Dobbiamo cominciare a cambiare alcune cose, in modo particolare la nostra idea di vedere il cantiere non più come un luogo di transito, dove ci sono persone che vanno e vengono, ma come una fabbrica. E una fabbrica, un luogo dove si costruisce, non è un luogo di passaggio, ma è una fabbrica temporanea. E ovviamente questo non è la soluzione del problema. La sicurezza non si garantisce mai con una bacchetta magica e andando ad aggredire solo uno degli aspetti. Le cause e le concause degli infortuni nel lavoro sono veramente tante, sono tantissime e non vanno mai sottovalutate e sono tutte insieme purtroppo che portano agli infortuni veri e propri. Uno di questi aspetti però che voglio così mettere in evidenza è la presenza dei lavoratori stranieri in edilizia. Noi stiamo portando tante braccia all'edilizia perché ha bisogno ancora di altra gente, ma dobbiamo ricordarci che insieme alle braccia arrivano le persone e questo significa che dobbiamo occuparci e preoccuparci anche di prepararle queste persone, di aiutarle a crescere professionalmente, ad imparare la lingua, ad imparare le regole, ad accrescere la loro sensibilità sulla sicurezza e così via. Quindi dobbiamo lavorare anche su quell'aspetto. Non è la causa, è una delle cause, ma anche questa deve contribuire appunto a ridurre poi alla fine gli infortuni. Mi rivolgo ai ragazzi. Il nostro è un mondo bellissimo, è un mondo che dà tanta creatività, quello che noi facciamo rimane fisso, indelebile, visibile nel tempo ed è veramente bello questo. Quindi il primo appello è ai ragazzi, valutate il settore edile come prospettiva futura del vostro lavoro. Il secondo aspetto è la formazione che viene fatta in questa scuola, è una formazione di grande rilievo, quella diciamo obbligatoria che ha a che fare con la sicurezza è fondamentale, è la base ovviamente, ma anche la formazione professionale. E vi può dare un'evoluzione, la possibilità di un luogo di lavoro. Valutate il nostro settore, valutate questa scuola come prospettiva di crescita professionale concreta. La puntata termina qui, io vi ringrazio per averci seguiti e vi do appuntamento alla prossima trasmissione di edili.com.